Un nuovissimo video. Oggi siamo qua su The Sims 4. Ok, allora, l'ultima volta ci eravamo lasciati che era nato il piccolo Luca. Quindi poi vediamo un pochino quando dovrà crescere, diciamo. Ok, vediamo intanto i bisogni. Lui deve tipo parlare, tanto che vuole fare chiacchiera con Claudio. Già sta facendo quello che vuole. Lei, beh, deve un po' riposarsi, ma al massimo va bene così. E invece deve farsi una doccia. Quindi, dove sta andando? Sta qua il bagno. No, quindi fai la doccia normalmente, tutto tranquillo. E lui, oggi è sabato, ok. Compito a casa completato, di un'abilità completato. Lei oggi deve andare a lavoro? No. Raggiungi il livello 2 di logica e glielo facciamo fare subito, visto che qua abbiamo il coso, non so, valuta le mosse, credo che sia insomma, più valido, diciamo, è meglio comunque. Anche perché hai rendimento proprio eccellente, quindi credo che proprio lunedì avremo una promozione. Dimmi invece Claudio a che punto sta? Medio, vabbè. Scrivi barzellette, esercita con la musica, ancora non lo fa, quindi dopo che ha fatto tutto ciò può anche andarsi, diciamo, ad allenare con la chitarra, con la canzone. Esercitati, magari vorrei. Strimpella per divertimento. Lo so, blues, quel tipo di giornata. Lui invece cosa vuole fare? Ah, e magari può anche giocare, cioè, non c'è problema. Gioca con Clarisse, ok. No, magari anche lui di logica l'aumenta e è meglio così. Ok. Il piccolo Luca sta a posto, mi sembra. Ecco, abilità mentale, il vasto mondo della programmazione, delle parabole e degli scacchi matti attende Nicola. Però non permettere che si monti la testa. Ok, comunque, intanto che loro chiacchierano e cose varie, avevo in mente, cioè, vi volevo parlare di. Volevo parlare di come, insomma, volevo che. Voglio che sia, diciamo. Luca, il nostro piccolo Luca. Allora, vorrei che sia, diciamo, sì, diciamo un bambino turbolento, insomma, anche un po' al contrario di Nicola. Però vorrei anche che sia, diciamo, un nerd, quindi sempre attaccato al computer o soprattutto comunque a un tablet o a un telefono. Ah, com'è bravo! Ma di che livello è lui? Sai dove va qua? No, sto dicendo. Livello 3. Ma sta salendo? Aspetta. Prova a cantare delle canzoni. Cogli l'ispirazione, dai, magari fa una nuova canzone lui, non lo so. Ecco, adesso sta andando. Una 7%. Dai, piano piano. Siamo sempre attenti che il piccolo Luca non piangia, non piangia, non pianga. Beh, lei deve un po' dormire, ma alla fine, per una volta che sta con il suo figlio, non è un problema. Anche lui anche deve un po' dormire, però non è un problema. Anche perché alla fine poi stanno tutti a posto, cioè non serve cose del genere, quindi alla fine non è importante. Lei alla fine sta riuscendo. Quasi dai, 82%, 83, 84, va super veloce, quindi quasi quasi siamo proprio arrivati. È che è molto fiduciosa. Buon per lei. A proposito, l'umore qual è? È concentrata. Se magari mi potete consigliare, magari chi ha The Sims 4, come rendere un sim concentrato oppure è ispirato, lo so, giocoso. Ok, giocoso. Scusami, ma tu ti devi esercitare con la musica.
25%, quindi esercitati, eccolo qua, adesso è apparso esercitati. Ok, perché devi farlo ancora e oggi devi andare addirittura al lavoro alle 17, ma non ce la farà mai. Non me ne ero accorta, dai. Sbrigati, sbrigati, che veramente, sicuramente non ce la fa. Ah, sto prendendo il bambino. Vabbè, Nicola, tu vai qui. Lo so che, insomma, tuo fratello è tutto quanto, però intanto credo che debba fare tutto ciò, fai dei versetti, una faccia buffa. Che punto sta lui? Dai, 50%, sbrigati. Non ce la farà mai, però almeno al 75%, dai. Anche se va un po' più tardi al lavoro, non fa niente, no? Comunque, almeno è riuscito a fare quello che doveva fare. Almeno lo spero. Dai, dai. Ok, completato. Perché? Ha bussato qualcuno alla porta. Invita ad entrare. Non so che cosa voglia, però. Ah, lei deve anche mangiare. Chi è che sta chiamando? Vorresti giocare da me? Ok. Anche se comunque era venuto qualcuno a casa a bussare, però insomma, Clarissa saprà come, insomma. Una persona, magari sarà sicuramente un vicino, magari ci chiederà qualcosa, non lo so. Ok. Ok, ragazzi. Ok. Lui deve mangiare. Comunque, intanto, vabbè. Diciamo, addirittura ancora neanche si conoscono, eppure, vabbè. Saranno sicuramente in classe insieme, quella non saprà che fatto. Vabbè, studiamo. Ah, lì comunque sta cucinando qualcuno e mi piace come cosa. Mi piace. Ok. Non mi dice niente oltre alla presentazione. Ah, ok. Non lo so, magari buffo. Non so, insomma, qualcosa che comunque diverte i bambini. Una faccia buffa, intanto andiamo a vedere quella tizia cosa sta cucinando. Sarà la mamma, non lo so. È un po' sta casa che è gigante qua. Mamma mia, è enorme. Hanno anche un pianoforte addirittura. Beh, buon per loro. Poi c'è qualcosa tipo gioca, robe del genere. Mi sa che a lui piace Nicola, a lei gli piace Nicola, si era avvicinata tipo lui. Ok. Ci dà un personaggio di cartoni animati e poi lo scemo, dai, fai lo scemo. Il gioco di fantasia mi è interessato. Che lui sta cucinando magari per noi? No. Grazie signora. Che gentile. Pensavo. Magari c'è qualcosa? No, c'è proprio un cavolo. E allora intanto non lo so. Pasticcino al microonde, dai. No, idea, ha un po' fame, quindi già che ci siamo. Certo, sì. Anche perché in teoria in questa casa prepareranno del cibo, non lo so, comunque, cioè, qualcuno preparerà la cena in questa casa gigante, in questa villa, no? Almeno lo spero. Col tizio, l'ho ripreso quella roba. Cos'è? Ma dove l'ha presa? Da qua fuori? Da di qua mi sa. No. Boh, non ne ho idea.
stavo preparando un pasticcino al microonde. Quindi va bene lo stesso, dai. Ok. Visto che nessuno prepara niente. Mi scusi, sto cercando di mangiare, cioè. Passa così per favore. Ok. Volevo mangiare, mi scusi se in questa casa è vietato mangiare. La colpa mia. Siediti insieme. Cioè. La bambina è rimasta qua. Siediti insieme, adesso in teoria dovrebbe arrivare quella bambina, o no? Deve anche andare in bagno, insomma, questo sta facendo tutto in questa casa, non lo so. Beh, comunque, quando finisce, tra un'oretta, quindi vabbè, passa subito alla fine, veramente. Ok, dai, raccontando una barzelletta sull'albero di Natale, non lo so, insomma. Ma non ha un tipo un gioco, cioè una villa non ha un cavolo, scusami. No. Qua non ha niente e qua non ha niente. Vabbè. Non importa. Aspettiamo che finisca questo momento di gioco. Poi torniamo a casa. Perché non è che sia stata una cosa tanto emozionante, insomma. Mi pensavo, chissà che, anche se alla fine mi sa che una volta, diciamo, parla con lei. Una volta mi sembra che l'abbiamo già fatto, comunque. Anche perché potremmo sempre invitarla a casa nostra un altro giorno, magari anche quando cresce Luca, in modo che magari sono tre. Ehi, no, 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 no. Succede? Ah, ok, stanno andando in giro, perfetto. Cioè, prendendo in giro è un modo comunque divertente. Però, insomma, perché? Sai che ci manca poco, eh? Eh sì, 24 minuti. Raggiunto il livello 3 di abilità sociali, facoltà creative di Nicola, non ho letto. Caso, Dorothy, Ok. Yonki, Asti, Lullaby, Wall, Slim, Quattro, Hoagie tre, lo scadere del tempo. Due, uno, buon anno. È stato discreto, diciamo. Sei tu che mi hai invitato, cioè, che cosa vuoi da me? Adesso me ne vado, ciao. Cioè, anche perché deve andare anche in bagno e poi. Ah, lei parla, continua a parlare, ma Nicola dice: vai via, non ti vuoi neanche più vedere. Tipo, vabbè, comunque un giorno, in un altro episodio, potremo sempre invitarla a casa nostra. Almeno vediamo cosa succede, visto che questa qua non ci ha fatto fare assolutamente niente. Quell'altra vecchia che ci diceva: no, non ci provare più ad usare il mio microonde, cioè così a caso, e tu vabbè, stai tranquillo, senza agitare. Ok, allora intanto vediamo un po' di soddisfare i bisogni di tutti. Devo farsi anche una doccia, quindi faccio una doccia riflessiva, non lo so. Lei non deve fare niente, sta mangiando comunque. Lui sembra che. In realtà dovrebbe pulire il pannolino. Lui vabbè sta al lavoro fino alle 23. Adesso sono le 21. Ok, ci metterà ancora un pochino. Però vabbè. È salito anche un pochino di rendimento. Qua siamo tutti a posto, quindi va bene. E dopo magari tu vai a cambiare il pannolino. Fai dei versetti. Dondola. E magari nutri. Ma non smettere di mangiare, vabbè, non importa, anche perché aveva, cioè non aveva tantissima fame, quindi vabbè, non importa. Hana da Yola. Ok. Meet you,
anche lui magari quando ha fatto può andare a dormire. Già che ci siamo, ragazzi, visto che comunque sappiamo che è un maschietto, potremmo cominciare ad arredare la parte di Luca. Allora, questo mi ricordo che non si poteva mettere un po' più di là. Così. Ok, e magari qua ci possiamo mettere qualcosa, tipo, non so, un tavolino basso. Non so, così no, non mi piace. Di vetro no. Forse magari così. Anche bianco va bene, al posto della scrivania, no? Parallelo alla scrivania, diciamo. Mettiamo così perché appunto avevo detto che volevo tipo un nerd, diciamo. E quindi in teoria ci dovrebbero essere qua le cose, come si dice? Intanto direi di mettere anche questo, già che ci siamo. So che è un nerd, direi di metterglielo comunque. Vediamo un po', eccolo qua. Questo che è apposta per i bambini piccoli, poi insomma in futuro metteremo anche quello per i grandi, diciamo. Ok. Quindi anche la stanza di, insomma, la parte, insomma, di Luca l'abbiamo fatta. Jorn, Capuna, Froom, Ok, questo sta bene. Lei deve andare in bagno, mi sembra. Lui cosa sta facendo? Ah, ok, sta ancora facendo la doccia, vabbè. Aspettiamo un attimino in modo che lei può andare in bagno. Ci mette 10 anni. Basta, ti sei lavato. Ok. Vabbè, ragazzi, intanto io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!